barracca come proprio scolpita nella roccia. Sotto c'è il burrone. Ciao ragazzi, bentornati e benvenuti sul canale. In questo nuovo video ti porterò a conoscere una strada veramente pericolosa. Si tratta della strada che porta al Passo Baremone o di Marè in Lombardia, costruita, pensate, nella metà del 1500. Si tratta di una strada veramente ardita, costruita da un signore dell'epoca per mettere in comunicazione la valle del lago d'Idro con la Val Camonica attraverso il Passo di Croce Domini. La strada fu poi riutilizzata dall'esercito italiano durante la Prima Guerra Mondiale per portare in quota truppe e mezzi. Ad oggi la strada è aperta e percorribile in due sensi: da una parte c'è la roccia e da una parte c'è lo strapiombo, come vedrete fra poco. Quando ho iniziato ad andare in moto era una delle strade che mi terrorizzavano di più e questa è la seconda volta che la faccio. Adesso allacciatevi il casco e venite con me in moto. Vamos! Eccoci qua on board, iniziamo la strada verso Passo Baremone. Qualche tempo fa avevo messo un reel su Instagram sul passo del Vivione, sotto ci sono un sacco di commenti di gente che dice che è una strada terribile, troppo stretta, e io tra me e me pensavo, se questi qua vanno sul passo del Gavia o sul passo Baremone impazziscono, perché il Gavia è stretta con il precipizio a fianco, il Baremone è peggio del Gavia e adesso vedrete perché. Questo qua giù chiaramente il lago d'Idro e adesso iniziamo i tornanti di questa strada militare. Oh, gli affezionados del canale sanno che in questo posto sono già venuto altre volte. Tuttavia oggi fino alle 10 c'è stato un tempo terribile, il cielo sarà oscurato, sembrava che venissero fuori morti dalle tombe, è stato un temporale terribile. Poi è spuntato il sole, quindi ho deciso di tornare, avendo poco tempo, in uno dei miei posti preferiti e anche per riscoprire la bellezza di un itinerario, perché non è che sempre bisogna andare su posti nuovi. Quindi per ora preparatevi a un po' di tornanti e poi la strada psycho. Qui sono tutti tornanti letteralmente a gomito. Ecco, forse dal telefono si vede qua quanto è tortuosa la strada. Bella tortuosetta. C'è un folle che sta facendo sta strada in macchina, ovviamente olandese. C'è questo dall'Olanda, ha trovato sta strada. Io non la farei mai in macchina. Altro fattore rognoso di questi posti, che nella stessa maniera in cui è aspro il territorio e le montagne, è aspro il meteo. Qua il meteo cambia in una frazione di secondo. Ora qui che ambiente. Ovviamente la strada ha doppio senso, ma questa è ancora niente. Vedete poi la strada Passo Baremone a Passo Maniva, che ha doppio senso, quella è proprio psycho metterla a doppio senso. Paura del Gavia? Venite qua. Eccomi qua. Qua c'è il famoso belvedere. Bisogna stare attenti a non farlo diventare un bel cascare, perché qua sotto c'è il precipizio, quindi occhio quando vi fermate. Io sapientemente mi fermo qua, protetto dalla balaustra. E questa è tutta la strada che abbiamo fatto qua sotto. Laggiù, che non si vede più, c'è il lago. Ok, allora il rifugio dovrebbe star qua dietro, se non ricordo male. Ogni volta che vengo qua è nuvoloso, impressionante, non ho mai trovato decente. Ho tutti stranieri, impressionante come li trovano sti posti. Bueno, qua lasciamo la civiltà e inizia lo psycho. La strada mi sembra asciutta, almeno l'asfalto, quindi magari si è asciugata anche la strada sterrata. Poi fa ridere che vietano una stradina sterrata, alla fine non troppo complicata. Questa qua, che è veramente folle come strada, è a doppio senso. So che poi appena la faccio mi starete chiedendo, fattibile con qualsiasi moto? Sì, fattibile con qualsiasi moto se vai piano, diciamo, direi, dai. Serve un minimo di luce da terra, non verrei qua con una Harley iper bassa, ecco.
Ecco, e qua inizia lo psycho. Vediamo quanto dura lo psycho, perché qua è proprio il punto psycho. Per me almeno, che a me danno fastidio i precipizi e i burroni. Eccoci qua. Che poi non si capisce bene, perché chiaramente bisognerebbe vedere il burrone sotto. Qua c'è un passo, una madonnina se non mi sbaglio, che sarebbe secondo me prudente mettersi qui. Guarda che panorama. Ecco, qua c'è la madonnina, vedi? Sì, diamo un'occhiata sotto. Che la prima volta che l'ho fatto ero talmente terrorizzato di sto posto che l'ho fatto tutto senza fermarmi. E che roba? Ah. Sotto c'è il burrone. Veramente posto incredibile. Ok, lasciamo qua la Madonna. Sembra comunque ci abbia un nome questo passino qui, E entriamo in da tunnel. Ecco che tunnel che hanno costruito, sempre umidissimo. Chiaramente per proteggere la strada dalla caduta di roccia, perché qua siamo proprio super esposti. Buio pesto, naturalmente, ma accendiamo i potentissimi fari Transalp che rischiarano il buio. Eccoci qua, qua c'è un pezzettino, no, qua ancora non c'è il pezzettino sterrato, più avanti sembra ci sia un pezzettino lievemente sterrato, qua è ancora abbastanza asfaltato. Ecco, questo è il punto più, credo, più spettacolare della strada. Questa è la parte veramente scenografica, diciamo, dai. Qua un po' di sassi lungo la strada, perché sono sti scariche di sassi che vengono giù dopo le alluvioni. Guarda qua com'è proprio colpita nella roccia. Incredibile che l'avessero asfaltato. Immagina i mezzi qua venire a asfaltare sta roba. Non gli è venuto in mente di asfaltarla proprio, mi viene da dire. Qua infatti non è più asfaltata, c'è un pezzettino di sterrato abbastanza basico. C'è qualche sassetto in più che sporge, ma niente di particolarmente rognoso, insomma. Bene, bella asciutta qua, quindi nessun problema. Qua ricomincia un pezzettino di strada battuta e qua c'è un po' di fango, no boon. Abbiamo un filo di rincorsa, ok. Qua c'è morto un pasticcere, mi sembra che fosse, è caduto giù col fiorino. Non so come mai stava facendo sta strada, è caduto proprio in un punto antipatico. Quando si fanno questi percorsi comunque non bisogna farsi fregare dal rilassarsi, cioè ci rilassiamo solo quando siamo arrivati sul piazzale asfaltato, bello largo, nel passo del Maniva. Guarda qua che pareti di roccia. Bellissimo qua. Mega pozzanghera qua, la giriamo. Guarda questi diti di roccia che spuntano dal terreno. Altra mega pozzangherona deviabile. Voilà, qua torna l'asfalto mi pare. Guarda qua com'è la strada. Confronto il Gavia è una tavola da biliardo. Mamma mia che sberla. Voilà, guarda che spettacolo qua. Ok, adesso abbiamo la seconda parte del percorso. C'è asfalto, ma bisogna sempre comunque stare attenti, perché alla sinistra non ci sono nemmeno qua protezioni e c'è sempre il precipizio, quindi sempre attenzione. Laggiù in fondo si vedono le enormi parabole della base Troposcatter, che ho fatto in un altro video. Vi lascio qua la scheda sopra se volete andare a darci un'occhiata, è veramente un posto molto particolare. Qua sempre concentrati fino alla fine ragazzi, perché lo strapiombo è a sinistra, quindi anche se si vedono le case laggiù dell'arrivo, concentrazione. La roccia che vengono giù,
Eccoci qua arrivati al Maniva. Ovviamente tutte queste persone sono arrivate qua facendo la strada più comoda da Bagolino, addirittura col camper, non certo passando dove sono passato io. Ecco qua, classico, classico meteo. Va bene, andiamo a vedere questo casermone abbandonato che è nella strada della base Troposcatter. Ovviamente adesso verrà un freddo maiale perché si sale un po' di quota. Poi sono sicuro che dietro quelle montagne c'è il sole. Sono proprio posti, valli in cui si cattura nuvole, si racchiudono nuvole qua dentro. Qua siamo a 1890 metri. Bello freschino infatti. Sono le terre veramente di Mordor. Alla fine devo rivalutare il mio abbigliamento, nel senso che quando vado sulle Alpi il V4 con le maniche è troppo freddo, perché questo qua è molto traspirante, devo dire. Queste maniche l'hanno fatte veramente molto molto traspiranti, che va benissimo quando sei in climi proprio caldi, vai in pianura, comunque lungo il mare. Ma quando vieni in montagna ci vuole comunque la giacca sotto e il gilet airbag sopra, che adesso sono tipo al limite del freddo con le maniche. Bel panorama. Il casermone è qua dietro, ma qua dietro ci potrebbe stare anche una nave, un Titanic ci potrebbe stare qua dietro, io non lo vedrai. Tu guarda che nebbia che è venuta su, porco Giuda. Ma guarda che fiora nella nebbia. Allora, io direi che cambio programma, perché tanto oggi il meteo ha deciso di cambiarmi gli itinerari. Siccome non so nemmeno se viene da piovere, e qua non si vede letteralmente una cippa, visto che questo percorso qua l'ho già fatto e farlo con la nebbia non vale la pena, torno giù a Bagolino, mi faccio un bel paninone col formaggio di Bagolino, sperando in un meteo più clemente. Un saluto agli amici siciliani col mare e il sole. Ciao amici, un saluto dalle Alpi. Prima o poi verrò giù in Sicilia. Porca miseria. Cioè, per farvi capire come cambia il meteo, laggiù nebbia terribile, qua già la nebbia è andata via, giù in valle c'è il sole. Bene, ora scendiamo giù a Bagolino, operazione pranzo, alle 4. Eccolo laggiù, Bagolino, qui nome deriva probabilmente da Pagolinus, piccolo borgo. Pensate che fino al 1400, dal 1400 anzi, faceva parte della Repubblica di Venezia, prima di entrare a far parte, prima dell'Impero Austro-Ungarico e poi del Regno d'Italia. Qua sotto c'è il torrente Caffaro, che segnava proprio il confine adesso tra la provincia di Brescia e quella di Trento. Prima era il confine di stato tra Impero Austro-Ungarico e il Regno d'Italia. Essendo terra di confine, Bagolino aveva proprio una sua milizia addirittura. Invece oggi è famoso per la produzione casearia. Poi soprattutto nei secoli passati ha avuto abbastanza sfiga questo paese, nel senso che è stato un po' decimato dalla peste. Poi c'erano delle attività di forgiatura delle armi, c'era un fabbro e adesso non mi ricordo esattamente in quale data nei secoli, ma prese fuoco insomma questo negozio di fabbro, distrusse quasi l'intero paese. Quindi ecco, già posti isolati, in più queste sfighe, fece un po' fatica a risollevarsi. Ecco, una volta lo skip a Bagolino perché ho una bretella che te lo fa evitare, ma invece è un paesino molto molto carino. Carini i paesini così, che sono rimasti abbastanza autentici, con le case in pietra. Comune di Bagolino, mandamento di Bagolino, circondario di Salò, provincia di Brescia. Che carino che è dentro. Però secondo me adesso è ancora tutto chiuso. Guarda questa, che bella questa casa. Piazza del Consiglio. Sono capitato nell'ora di chiusura, tutto chiuso. La coppa è aperta. Ecco la piazza principale. Bella. Bene, direi che c'è da fare una pausa, mi prendo il formaggio qua Bagos di Bagolino,
Bene ragazzi, qua da Bagolino è tutto, adesso mi mangio un panino col formaggio Bagos. Spero che questo giro vi sia piaciuto. Trovate la traccia GPX come sempre scaricabile gratuitamente in descrizione. Attenzione se fate quella strada perché basta uno sbaglio per finire lì sotto. Trovate sempre come sempre, sempre come sempre, bella questa frase, la mia attrezzatura in descrizione del video. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!